Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera, Padre, Padre, tu sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 77, 78 e 79, 30 luglio, 3 agosto e 5 agosto 1901. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa in mezzo a tanta gente. Quale cecità! Quasi tutti erano ciechi e pochi di corta vista. Appena qualcuno si scorgeva come il sole in mezzo alle stelle, di vista acutissima, tutto intento al sole divino, e questa vista gli veniva concessa perché fisso se ne stava nella luce del Verbo umanato. Gesù, tutto compassionevole,
mi ha detto: figlia mia, come ha rovinato il mondo la superbia! È giunta a distruggere quel piccolo lumicino di ragione che tutti portano con sé appena nati. Sappi però che la virtù che più esalta il Dio è l'umiltà, e la virtù che più esalta la creatura innanzi a Dio e presso gli uomini è l'umiltà. Detto ciò è scomparso, più tardi è ritornato tutto affannato ed afflitto e ha soggiunto: figlia mia, stanno per succedere tre terribili castighi. Come lampo è scomparso, senza darmi tempo di dirgli una parola. Questa mattina il mio adorabile Gesù non ci veniva, onde dopo molto aspettare è venuta la Vergine Mamma conducendolo quasi per forza, ma Gesù sfuggiva. Onde la Vergine Santissima mi ha detto: figlia mia, non ti stancare nel chiederlo, ma sii importuna, che questo sfuggire che fa è segno che vuol fare qualche castigo. Perciò sfugge la vista delle persone amate, ma tu non ti arrestare, perché l'anima che possiede la grazia tiene potestà sull'inferno, sugli uomini e sopra Dio stesso. Perché essendo la grazia parte di Dio stesso e possedendola l'anima, non tiene forse l'anima il potere sopra ciò che essa stessa possiede? Onde dopo molto stentare, costretto dalla mamma regina ed importunato da me, è venuto, ma con aspetto imponente, serio, in modo che non si ardiva di parlare, non sapevo come fare per fargli spezzare quell'aspetto sì imponente. Ho pensato di uscire a parlare con gli spropositi dicendogli: dolce mio bene, vogliamoci bene, se non ci amiamo noi chi ci deve amare? Se non vi contentate del mio amore, chi mai potrà contentarvi? Dai, dammi un segno certo che sei contento del mio amore, altrimenti io vengo meno e io muoio. Ma chi può dire tutti gli spropositi che ho detto? Credo meglio passarli innanzi. Ma con ciò pare che sono riuscito a spezzare quella imponente che teneva e mi ha detto: allora sarò contento del tuo amore, quando il tuo amore sorpasserà il fiume dell'iniquità degli uomini. Perciò pensa ad accrescere il tuo amore, che di più sarò contento di te. Detto ciò è scomparso. Trovandomi nel solito mio stato, il mio benedetto Gesù indugiava a venire, onde io mi sentivo morire per pena della sua privazione. Quando tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: figlia mia, come gli occhi sono la vista del corpo, così la mortificazione è la vista dell'anima. Sicché si può dire: occhi dell'anima, la mortificazione. Ed è scomparso. Tre paragrafetti per tre spunti di meditazione. Il primo evidente sull'umiltà e sul vizio opposto che è la superbia. Il secondo sul potere dell'amore e anche sulla importanza di crescere sempre di più nell'amore verso Gesù. E l'ultimo, ecco, c'è questa sentenza molto apodittica, ecco, lapidaria, ma assai profonda di Gesù sulla mortificazione. Andiamo con ordine. Della superbia e dell'umiltà non si parlerà mai abbastanza, anche se dell'umiltà bisognerebbe parlare poco e metterla in pratica molto, perché essendo l'umiltà quella virtù che tiene l'anima profondamente nascosta in Dio, ecco, non ama l'umiltà essere appariscente, perché per definizione è la non appariscenza, e quindi da sé opportuno sarebbe parlarne poco, ecco, se non fosse che è necessario per ciascuno di noi, evidentemente, per poter, non possiamo noi vivere e praticare ciò che non conosciamo, e quindi tornare sempre a riflettere, a meditare, ovviamente ai fini della pratica. Non è semplice parlare dell'umiltà, neanche parlare del vizio opposto della superbia, perché è un mostro che contiene, come dire, una serie, ecco, abbastanza grande e potenzialmente indefinita di ramificazioni, di spie da cui può venire scoperta, no? E è la testa del serpente, perché è il primo dei vizi capitali ed è anche quello più luciferino di tutti, ecco. Se del diavolo si deve dire subito una cosa appena lo si nomina, è la superbia, così come se della Madonna si deve dire una cosa appena la si nomina, è l'umiltà, perché è indubbio che la virtù più grande è quella in cui meglio si è distinta la Madonna, che pure è un fascio
perfetto e concentrato di tutte le virtù è l'umiltà. E così vale per Gesù, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, no? Quindi anzitutto abbiamo, ecco, i controspecchi, Gesù e Maria sono specchio dell'umiltà, Satana, Lucifero è specchio della superbia, quindi basta fissare bene gli occhi su di loro per avere una buona idea globale di quella che è l'umiltà, così come fissare lo sguardo sul diavolo, ecco, su quello che sappiamo di lui, su quello che vediamo in continuazione, ecco, per ricordare e comprendere la superbia, no? Gesù dice anzitutto che la superbia fa perdere quel poco di ragione che gli uomini portano con sé appena nati. Quindi ottenebra la mente completamente nel buio. La superbia, ecco, io ritengo che tra le sue etimologie super bios, no? Ecco. Bios in greco significa supervita, ecco, quindi la superbia sarebbe la supervita, l'illusione della supervita, quindi abbiamo visto in tante circostanze durante queste meditazioni, no? Nei giorni scorsi, quando l'uomo pensa di essere qualche cosa, ecco, già questo alla fine. Superbia è illusione di poter fare a meno di Dio, superbia è pretesa di guidarsi da soli, fidandosi dei propri pareri, dei propri giudizi, di quello che ci passa per la testa. Superbia è non avere quell'apertura di cuore e di mente tale da consentirci di tornare sempre sui nostri passi, di riconoscere i nostri sbagli, che sono gli errori, che sono difetti di conoscenza, di comprensione, di intelletto, i nostri peccati, che sono invece atti disordinati della nostra volontà, e sono ovviamente più gravi degli errori, perché gli errori possono essere incolpevoli. Superbia è sentirsi superiore agli altri e voler fare in modo che questo si veda, si nota, sia riconosciuto. E quindi atteggiamenti nel parlare, supponenti, presuntuosi, arroganti, offensivi, irrispettosi nei confronti del prossimo, no? Queste sono tutta una serie di spie. Superbia è attribuire a se stessi il merito del bene che si è fatto o che si pensa di aver fatto, vantandosene, mettendoci la matita rossa sotto, desiderando che sia notato, che ne vengano quindi lodi da parte degli uomini. Superbia è imporre la propria volontà, la propria opinione, tipica di quelli che vogliono sempre avere ragione. Superbia è quel disprezzo profondo, interiore nei confronti del prossimo, che porta, insomma, una marea, insomma, di peccati contro la dignità della persona, contro il rispetto dovuto al prossimo, eccetera. Superbia è anche ostentazione, sempre ai fini di far pesare la propria superiorità, dei beni di questo mondo, possono essere i soldi, può essere la cultura, i titoli, le lauree, i dottori, gli avvocati, tutto quello che uno può pensare, le origini di buona famiglia, insomma, le opere meritorie fatte, non lo so, dai propri familiari, dai propri genitori, eccetera, no? Ce n'è parecchio. E non abbiamo detto tutto. Ovviamente l'umiltà è il contrario di tutte quante queste cose. La persona umile in continuo atto di dipendenza, felice da Dio, non si muove se almeno in coscienza non pensa, ecco, di stare dentro la volontà di Dio, cerca continuamente in spirito di apertura, di docilità, di
di correggere le proprie opinioni sbagliate, le proprie abitudini sbagliate. Le persone utili e umili si vede per esempio benissimo da come accoglie la correzione, specialmente dalle persone qualificate a fare la correzione, ma la persona veramente umile accoglie la correzione anche da chi, come dire, in teoria non sarebbe, come dire, non avrebbe titolo per farla, e anche quando venisse fatta non con amore, ma con malgarbo o con disprezzo. La persona umile, se gli viene fatta una partaccia, magari a causa di qualche sua mancanza, di qualche difetto, perdona anzitutto l'offesa ed è capace anche di dire: bene, questo mi ha detto malamente queste brutte cose, ma è vero che io che ho sbagliato in questa cosa, è vero che ho fatto che ho commesso questo difetto. La persona umile, per esempio, l'umiltà si vede benissimo da come una persona si confessa, no? Da quanto e soprattutto da come si confessa. E poi da come tratta il prossimo, dalla facilità con cui chiede perdono. Quando si accorge di aver sbagliato, non soltanto concedere il perdono, perché chiedere perdono è atto più umiliante che non concedere il perdono, che è atto faticoso per altri aspetti, ma chi concede il perdono si trova in una condizione di superiorità rispetto al perdonato, e invece quando si chiede perdono ci si trova in situazione di inferiorità rispetto al perdonante. Chi è umile non ostenta titoli, i beni di questo mondo, i beni di fortuna, ecco, se possibile li tiene nascosti, e se ha beni di questo mondo li condivide, e se non può vivere la povertà evangelica effettiva per tante situazioni, certamente fa larga parte dei propri beni a chi è privo del necessario, praticando l'umiltà che devono praticare anche i cosiddetti ricchi. Per ragioni di carità o a volte addirittura per ragioni di giustizia. L'umiltà non attribuisce a se stessi il bene che si è, che si ha e che si fa, ma attribuisce a se stessi soltanto il nulla e il peccato, e non ama prevalere sul prossimo, non impone la propria opinione. Non dice l'ultima parola nelle discussioni, non interrompe il prossimo quando sta parlando. Se vede che qualcuno non ascolta la propria opinione, anche se giusta, lascia perdere, a meno che non ci sia, non si tratti di una questione di vita o di morte, insomma, di urgenza assolutamente impellente. In quel caso bisogna accettare qualcosa. La persona umile non fa discussioni, non critica. Non sottopone a giudizio l'operato del prossimo, non urla, non grida, non alza la voce. Ce n'è molto per il nostro esame di coscienza. Io penso che molto tempo dovremmo dedicare, e parlo anche per me, ad un'analisi attenta quando facciamo l'esame di coscienza, di superbia e di umiltà. Perché il mostro della superbia, ripeto, è una piovra con molti tentacoli ed è, essendo un vizio spirituale, essendo un vizio satanico, è nascosto perché è spirituale ed è anche nascosto perché Satana non vuole che noi andiamo a scovarlo, ecco, questo serpente maledetto, per schiacciarlo, aiutati dal piedino benedetto della Madonna ed estrometterlo dalla nostra anima, perché attraverso questa vipera schifosa, ecco, fa entrare tanto male dentro di noi e ci tiene lontano tanto bene. La superbia e l'umiltà si vedono, per esempio, anche nel nostro esteriore, no? E non soltanto come ci vestiamo, perché c'è un vestire superbo e un vestire umile, ma anche da come ci muoviamo,
da come camminiamo, da come gesticoliamo, da come guardiamo, da come ci relazioniamo. Si vede benissimo. Se dovessimo scoprirci abbastanza superbi, nessuna paura, perché come tutti i difetti si vincono con gli atti contrari, però certamente se avessimo questa, chiamiamola malattia spirituale, come in tutte le cose, a nulla giova mettere la testa sotto la sabbia e fare finta che non ci sia, perché se non lo si affronta e se non la si combatte, quella lì rimane, anzi, ordinariamente peggiora, no? Bene, io ho reso 2 terzi della meditazione su questo punto, ma a mio avviso era alquanto necessario. Adesso vediamo il secondo paragrafetto, no? Ecco, qui di nuovo c'è il tema dell'amore e del desiderio. Molto bello, cioè questo paragrafetto si capisce bene a partire dalla conclusione, da quello che Gesù dice a Luisa dopo che è riuscito a chiamarlo a sé, no? Sarò contento del tuo amore quando il tuo amore sorpasserà il fiume dell'iniquità degli uomini. Perciò pensa ad accrescere il tuo amore che di più sarò contento di te. Impressionante questa frase che poi è anche il corollario dell'esortazione che le aveva rivolta la Madonna, no? Questa assenza di Gesù, ormai lo sappiamo, causata dal fatto che non voleva astenersi, insomma, dal castigare alcune situazioni di cui qui non parla, e in concomitanza con questa assenza che è finalizzata all'esercizio del desiderio di chiamare continuamente Gesù, no? E quindi anche alla crescita nell'amore, ecco, tutti quanti i momenti di desolazione, come si chiama in ascetica, quindi quando Gesù non si fa sentire, dobbiamo sempre vederli e viverli in questo modo ed esercitare il nostro desiderio. Se non sentiamo niente, perché purtroppo nei momenti di desolazione non sempre c'è il desiderio struggente che fuoriesce in noi, a volte sì, a volte no, a volte, come dire, si precipita in uno stato, come dire, di una sorta di apatia spirituale. Allora lì il desiderio deve essere eccitato, diciamo così, da noi, deve essere provocato, ci dobbiamo mettere la volontà, perché non viene spontaneamente. Ma Gesù non torna se non si esercita il desiderio, no? Ardente, forte, insistente. La Madonna continua, no? Si importuna nel chiedere a Gesù che torni. Il nostro amore, ricordiamo sempre verso Gesù, ha il potere di fermare non poco il corso della divina giustizia e di ottenere grandi grazie sulla Chiesa e sul mondo. Ecco, infine, e qui ancora anche questa virtù incide sulla vista interiore. Abbiamo visto come Gesù ha detto che la superbia ottenebra gli occhi, sono tutti ciechi, mentre l'umiltà rende una buona vista. La mortificazione di cui parla nell'ultimo paragrafetto, paragonandola agli occhi del corpo e quindi definendo la vista dell'anima, è ovviamente qualcosa che va a braccetto con l'umiltà. Un superbo sicuramente non si mortifica e soprattutto non si lascia mortificare. Quando pensiamo alla mortificazione, non pensiamo soltanto alla mortificazione volontaria, di cui brevemente diremo qualcosa, ma pensiamo anche alla mortificazione involontaria, che è quella più meritoria davanti a Dio. Una mortificazione volontaria può essere una mancanza dalle cose più sciocche. La mancanza di riguardo, la mancanza di considerazione, oppure una risposta tagliente, una risposta sgarbata, una risposta offensiva, un'ingratitudine. Come
come reagiamo dinanzi a queste cose, no? Le persone permalose o suscettibili, come si dice, permalosità e suscettibilità, come dire, sono termini edulcorati, a mio modestissimo avviso, ma sono superbe, perché da un punto di vista morale, prendendosela per ogni minima cosa, significa che sono superbe. San Luigi Maria Monforte, nella lettera agli amici della croce, quando parla, e parla con linguaggio di fuoco, insomma, dei nemici della croce e quindi della mortificazione, dice: non sanno accettare un rimprovero senza giustificarsi o una mortificazione senza avvalersi. Basta leggere, no? L'autogiustificazione, per esempio, è una spia, cioè bisogna leggere San Bernardo, i 12 gradi dell'umiltà e della superbia, no? Sia quando ci confessiamo, che spesso quando ci confessiamo prima diamo la giustificazione e poi diciamo quello che abbiamo fatto, o anche quando ci viene fatto un appunto, no? Sempre a giustificarci o a difenderci. Questo è proprio della superbia. E è mancanza di mortificazione. Perché te prendi una mortificazione, adesso non dico tagliare come i santi, no? Il famoso esempio di San Domenico Savio, l'ho fatto altre volte. Leggevo l'altro giorno l'esempio di un santo prete, insomma, che gli fu fatta una ingiusta accusa pubblica e lui non disse neanche una parola a sua discolpa. E qualcuno poi gli disse: questo era un prete che poi diventò santo. Si accorse qualcuno dei confratelli, dei suoi confratelli, di questa cosa e gli andò a dire: tu diventi santo. Proprio questo, cioè, perché si accorse di questa cosa, no? Perché quando compare un'umiltà provata, si è ben incamminati nella via verso la santità, no? Quindi delle mortificazioni involontarie ce ne abbiamo a bizzeffe dalla mattina alla sera. E dobbiamo quindi astenersi, quindi da rispondere, da giustificarci, d'accordo? Quando è possibile non fare mai le cose di testa propria, no? E questo sotto due punti di vista. Sappiamo che nella Divina Volontà non dobbiamo fare più nemmeno un atto di volontà nostra, non soltanto perché dobbiamo piano piano imparare a unire continuamente tutti quanti i nostri atti alla divina volontà, chiamandolo nel nostro operare, ma non fare un atto di volontà nostra vuol dire imparare a chiederci anche nel poco se questa cosa che sto facendo, ma gli piace o non gli piace a Gesù e a Maria. È d'accordo o non sono d'accordo? Ancora più meritoria, quando si ha la possibilità, è chiedere consiglio, no, su una cosa, perché poi la nostra coscienza, se uno l'ascolta, però è molto facile tacitarla, ci avverte su tante cose. Ma se non la prendiamo in considerazione, Gesù e Maria, come sempre, ci lasciano nella nostra libertà, rimanendo certamente dispiaciuti di quello che abbiamo fatto. È brutto quando si avverte che in qualche cosa abbiamo dispiaciuto a Gesù e Maria. Insomma, io sto molto male quando mi accorgo di questa cosa. Però, anche qui, se non ne prendi mai coscienza, non migliori, no? Vivere nella divina volontà è una mortificazione continua che noi diamo alla nostra anima, perché le impediamo di fare di testa propria, imparandolo gradualmente. Poi c'è la mortificazione volontaria, ecco che questa c'ha la controindicazione che è volontari. Quindi c'è di mezzo la nostra volontà, no? Ma noi sappiamo che Dio vuole, ecco, perché ci ha esortato, insomma, in tanti modi a fare penitenza, a fare il digiuno, insomma, a fare l'elemosina, vuole che noi compiamo atti di mortificazione. E quindi su questo ci si può muovere, sappiamo dai maestri di spirito che entro certi limiti, fino a quando si tratta di opere di mortificazione, come dire, in relazione però anche alle qualità, alle condizioni soggettive della persona moderate, però è chiaro che un religioso o una religiosa, il moderato di un religioso o di una religiosa non è come il moderato di un laico, no? Quindi
La mortificazione moderata va valutata anche in relazione alle condizioni soggettive della persona, no? Quando sono cose personali si può agire con una certa prudente libertà, nel senso che si ponderano alcune cose davanti al Signore e gli si offrono liberamente, cercando poi di comprendere se la divina volontà magari ci mette in condizioni, in circostanze che dobbiamo rinunciare per tanti motivi, per la carità o per il dovere di Stato, insomma, un atto di mortificazione che magari volevamo fare, eccetera, eccetera, no? Quando si tratta di mortificazioni un po' più impegnative, ecco, chi ce l'ha, il confessore o il direttore spirituale, è sempre preferibile sottoporle, come dire, al placet, non perché siamo ebeti, insomma, o incapaci di operare, no? Ma per evitare, ecco, appunto, che l'orgoglio spirituale, come dicono i maestri di spirito, possa insinuarsi in queste pratiche, perché uno che fa qualche atto di mortificazione così volontaria, se gli viene subito il pensiero, ah, ed io faccio questa cosa, sicuramente non la fa nessuno, la faccio solo io, ecco, già è la fine, d'accordo? Quell'atto fa molto più male che bene, per cui non bisogna far entrare, ecco, la mortificazione dovrebbe essere un aiuto nel cammino verso l'umiltà, non un'altra porta per far entrare in maniera, ecco, raffinata e surrettizia la superbia. Ecco perché i maestri di spirito consigliano, ecco, quando si tratta di cose un po' più impegnative, che possono dare l'illusione di essere grandi santi, ma essere grandi santi non è, consiste nel fare grandi penitenze. Anche se i grandi santi hanno fatto grandi penitenze, d'accordo? Quindi non è che non si devono fare, ma non è questa la spia della grande santità. Quindi occorre qui la prudente, diciamo così, guida di persona chiaramente esperta nelle cose dello spirito, ecco, quindi di un buon confessore o di un buon direttore spirituale che possa in questo aiutarci. E quanto più l'anima sarà realmente mortificata, quanto più aumenterà la vista della sua anima unitamente alla capacità di discernimento. Il discernimento ha molto a che fare con la vista interiore, cioè appunto la capacità di discernere nelle circostanze concrete cosa è bene, cosa è male, cosa è da farsi adesso, cosa non è da farsi adesso, cosa è opportuno e cosa non è opportuno, che cosa che aumenta tanto di più quanto la nostra anima vive in spirito di costante mortificazione. La Santa Vergine Divina Maria, umiltà, mortificazione e desiderio ardente di Gesù e amore grande verso di Lui per consolarlo e per fermare per quanto possibile il corso della Divina Giustizia, sono operazioni che tu sempre hai fatto e vissuto in maniera assolutamente perfetta. E che ti chiediamo un grande aiuto, ecco, perché l'umiltà e la mortificazione ci rendono simili a te, a Gesù, mentre i difetti contrari, la superbia, ecco, e l'assenza di mortificazione, quindi uno spirito sfrenato e libertino, ecco, ci rendono molto simili allo spirito del male. Aiutaci con la tua potente intercessione, col tuo esempio e soprattutto con quello che per la tua mediazione la grazia ci suggerisce spesso nel cuore a entrare bene dentro noi stessi, a non smettere mai di guardarci con coraggio, sapendo che santi ci si diventa piano piano, non ci siamo nati, ecco, stiamo in cammino e non dobbiamo avere paura, ecco, di vedere
alcune cose che potrebbero ancora non funzionare, non certo per disperarci, ma per piano piano, con pazienza e anche qui con umiltà, lavorare per andare verso il meglio e per migliorare e crescere nelle virtù, specialmente in queste che sono particolarmente gradite all'Altissimo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave.